Salve a tutti, il mondo dei Fender bassi non è solo come possiamo pensare il mondo dei Precision, dei Jazz Bass nelle varie configurazioni Deluxe, Vintage. Abbiamo anche una categoria di strumenti di cui mi sono approvvigionato ultimamente che sono inediti anche per me, in particolare per esempio il Jaguar Bass, molto ben rifinito, con un'elettronica e una possibilità di intervento sul suono, come vedete, da studiare. Quindi una grande versatilità e un bellissimo look. Guardate qua che bel manico. Altra novità è il Mustang, questo scala corta molto leggero, gestibile, piccolino, con il suo split precision al centro del corpo. Abbiamo visto anche in un video che abbiamo realizzato, e quindi potrete andarlo ad ascoltare in una piccola clip che abbiamo fatto, il Power Jets, e questa è davvero una novità perché abbiamo un basso con l'elettronica attiva che serve anche a pilotare questo piezo bridge. Quindi abbiamo un Fender con i microfonini piezo nel ponte per delle sonorità anche qui nuove. Alcuni bassi firmati, oltre al Geddy Lee, che già è presente in questo negozio da sempre, che è un basso che ci piace tantissimo. Altre novità, il Mike Dirt, sempre stile preciso, molto leggero, anche questo molto ben definito, con un manico particolare, un po' con la C più pronunciata. Altra novità, il Mark Opus, l'essenzialità fatta persona. Qui abbiamo solo il volume, i pick-up Simon Duncan, quindi adatto al genere punk, un basso essenziale, anche questo molto leggero e ben rifinito. Quindi tutto un mare di novità nel pianeta Fender, proposte nel negozio 456 di Acustica Online. Ciao a tutti.